Il Teramo studia da grande e nel pomeriggio, ore 18.30, sosterrà un nuovo esame in casa del Potenza. 20 i convocati dal tecnico Massimo Paci, che ha lasciato a casa di nuovo Minelli, Bombagi, sempre alle prese con i dolori alla schiena, Gerbi, ancora in ritardo di condizione, Soprano, che sta recuperando dalla distrazione all'adduttore, e Lasic, che ha accusato un problema muscolare nel corso della gara con la Casertana ed è in attesa di esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio. Scontata la squalifica, torna a disposizione Diakité, che tornerà alle origini. Sarà lui il terzino destro proprio in luogo di Lasic. Al centro confermata la coppia composta da Piacentini e Iotti, con quest'ultimo che sta vivendo un gran momento, dalle voci di mercato in uscita al gol siglato con la Casertana, prossimo dunque la terza titolarità consecutiva. Tentardini a sinistra, Arrigoni e Santoro i mediani, l'unico ballottaggio sarà quello della corsia mancina. Di Francesco insidia Costa Ferreira, cui Paci potrebbe dare un parziale riposo e impiegarlo nel corso della ripresa. Certi di una maglia, Mungo, Ilari e Pinzauti, con Bonino pronto anche egli a entrare nel secondo tempo per mettere altri minuti nelle gambe. Al di là dell'atteggiamento del Potenza, Paci vuole vedere il solito Teramo aggressivo. I principi di gioco sono quelli, noi lavoriamo molto sulle riaggressioni a palla persa, cerchiamo di costruire da dietro, ma poi cercheremo di adattarci al tipo di partita che può venire fuori, come a Monopoli abbiamo provato un tipo di partita e poi abbiamo fatto un'altra partita perché i ragazzi sono stati bravi ad interpretarla in maniera diversa, cioè con la riconquista delle seconde palle su degli sviluppi lunghi. E invece noi abbiamo provato una costruzione bassa. Non so che tipo di partita verrà fuori, il loro atteggiamento non lo sappiamo, se verranno alti o aspetteranno bassi, non lo so. Abbiamo provato delle soluzioni per ovviare a tutti e due i tipi di pressing avversari, abbiamo provato delle soluzioni sapendo il loro modulo su come possiamo andarle a prendere noi, ma la nostra caratteristica, il nostro DNA è quello: aggressività, riconquiste a palla, il contropressing e insomma cercare di saltare addosso l'avversario in ogni situazione. Al Viviani il Teramo sfiderà un Potenza reduce da due sconfitte esterne consecutive che hanno creato un po' di agitazione nell'ambiente. L'esperto tecnico Mario Somma medita anche di rinunciare agli under e schierare una squadra più esperta per fronteggiare una delle compagini più in forma di questo campionato. È destinato alla panchina l'ex Pietro Cianci, che alla vigilia dell'inizio del campionato ha lasciato Teramo dopo aver svolto l'intera preparazione. È stato titolare solo nella trasferta di Foggia. Somma al centro dell'attacco dovrebbe affidarsi di nuovo a Salvemini con Viteritti, Ricci e il figlio d'arte di Livio alle sue spalle. Linea di difesa composta da Zampa, Conson, Boldor e Coccia, mediani Giuliano e Coppola. Direzione di gara affidata a Francesco Carione di Castellammare di Stabia, due i precedenti col Teramo, sconfitta 0-1 con la Fermana al Bonolis nel marzo 2019 e vittoria a Lentini lo scorso gennaio, sempre per 0-1.